con Giorgio e Sabrina a Noventa, 700 alberi. Noi siamo un'azienda agricola che fa agriturismo e anche PPL, piccole produzioni locali, e da un po' di tempo fa anche ristorazione e le colazioni. Siamo qui nel nostro giardino, nel nostro bosco, per presentare un po' la nostra azienda. Giorgio, se vuoi dire tu qualcosa? Beh, oggi proprio stavamo piantando le patate e selezionavamo i tuberi da piantare e quelli invece da più grandi, più belli da girare alla cucina. Ed è proprio questo un po', ci rendiamo conto che da quando siamo entrati nel meccanismo complesso della produzione e del prodotto finito, ci rendiamo conto che è l'orto che comanda, che impone la sua gerarchia alla cucina. E quindi questo è anche molto bello, cioè scoprirci improvvisamente fruitori di quello che ogni stagione ci può regalare. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto delle bellissime fragoline di bosco e questo ha letteralmente condizionato tutte le confetture che abbiamo fatto, perché ce le ha imposte un po' come un regalo. Quest'anno adesso ci siamo accorti di avere tanto bel radicchio e questo radicchio è entrato nei nostri menù in tante forme diverse. Questa è la cosa, cioè riuscire in qualche maniera di anno in anno a apprezzare quello che, un po' per la stagione, un po' per l'abilità dell'ortolano, forse anche per un po' pizzico di fortuna, riusciamo a produrre. E questo poi viene sapientemente lavorato da chi in cucina accetta con umiltà la gerarchia della natura, però poi riesce a completare quel percorso aggiungendo creatività, gentilezza, accostamenti e sapienza. Ecco, questo è voglio dire, io non pensavo che fare questo tipo di percorso fosse un'esperienza creativa così alta, così insolita, e soprattutto non è un percorso che si ripete, non è un percorso abitudinario. Ci troviamo sempre di fronte a eventi nuovi che in qualche maniera costituiscono anche per noi una ricchezza, cioè, ci ritroviamo un po' a essere principianti su tante cose, però questo aspetto anche ci piace, un po' di sperimentazione. È così che io vado nell'orto a fare la mia spesa e lì mi vengono le idee come utilizzare queste belle verdure, e rielaboro dei piatti con poi questi prodotti del nostro territorio, e proponendo delle ricette anche molto innovative. E poi noi facciamo anche le colazioni, sempre con i nostri prodotti, con le nostre confetture, cercando di dare sempre delle proposte un po' così particolari. E noi trasformiamo durante la settimana, è per questo che noi non siamo attivi tutta la settimana con la ristorazione, ma soltanto il fine settimana. Sabato sera facciamo la cena e a pranzo facciamo della domenica, facciamo il pranzo, mentre durante i primi giorni della settimana facciamo la trasformazione dei nostri prodotti, le nostre confetture, i nostri sottaccetti, i nostri sciroppi, che poi noi proponiamo nel nostro shop per la vendita sotto il protocollo delle PPL, quindi controllo dell'ASL mentre noi lavoriamo, e ovviamente possono venire perché noi dobbiamo comunicarlo prima, quando noi lavoriamo, e poi il prodotto va sottoposto al controllo del zooprofilattico e poi il prodotto viene venduto. Quindi potete trovare anche i nostri prodotti nel nostro negozio. Durante poi il venerdì e il sabato mattina abbiamo le nostre colazioni.